chi non vorrebbe una dichiarazione d'amore così romantica nel giorno di San Valentino? La festa degli innamorati si conferma ancora una volta una ricorrenza molto sentita dalle coppie di fidanzati, mariti e mogli italiani. I fiori sono tra i regali più apprezzati, soprattutto le rose rosse, simbolo dell'amore passionale. La Coldiretti ha stimato che per l'occasione si venderanno almeno 15 milioni di fiori, per una spesa di circa 75 milioni di euro. Anche cioccolatini e dolciumi risultano sempre molto apprezzati, insieme a gioielli e capi di abbigliamento. Insomma, bando alla crisi, San Valentino è l'occasione giusta per fare piccoli o grandi regali al proprio partner. Nel giorno più romantico dell'anno, arriva dagli Stati Uniti la notizia di uno studio secondo il quale il battito cardiaco e la respirazione di due innamorati si sincronizzano allo stesso ritmo. Alle coppie di volontari sottoposti all'esperimento del dottor Ferrer sono state misurate pressione e battito cardiaco e il risultato è stato sorprendente. Secondo le rilevazioni dei macchinari, sarebbero le donne quelle più propense a sincronizzarsi ai ritmi del proprio partner, dimostrando un'empatia superiore a quella degli uomini.